Dopo l'esclusiva riserva RNA, creata in occasione del 50° anniversario della fondazione, nasce in Casavilla l'Extra Blu Franciacorta Extra Brut, dal bassissimo residuo zuccherino, che racchiude la storia geologica dei terreni di proprietà Villa. Prodotto in sole 9.000 bottiglie, l'Extra Brut millesimato 2006 affina parzialmente in piccoli carati francesi per 6 mesi prima della messa in bottiglia e in seguito alla presa di spuma affina ulteriormente per altri 4 anni sui lieviti. Presentato in anteprima esclusiva in occasione della 45esima edizione del Vin Italy, sarà in commercio a partire dal mese di maggio 2011. Mantenendo fede al nostro progetto di Sparkling Menu, fare chiaramente una cena tutta a base di bollicine. Noi ormai è anni che portiamo avanti questo messaggio che con le bollicine si può pasteggiare con quasi tutti i piatti della nostra cucina, e quindi anche stasera siamo nati, diciamo, abbiamo voluto creare una serata dove proporre delle bollicine, chiaramente bollicine un po' particolari. Innanzitutto una novità, l'Extra Brut di cui vi parlerà la Roberta. Poi abbiamo bevuto una cuvette che è la nostra selezione Brut Vendemmia 2005 e poi la selezione 2004, un prodotto un po' particolare, un vino che facciamo solo in alcune annate che secondo noi hanno le caratteristiche per poter selezionare l'uva migliore. Quindi dopo il 2001 siamo usciti adesso con questa Vendemmia 2004, 4.000 bottiglie di questo vino particolare che sicuramente si presta anche ad un utilizzo con piatti anche un po' elaborati, un po' particolari, tipo questo pesce che abbiamo assaggiato stasera. E poi chiuderemo col nostro classico rosé demi-sec, che è il prodotto, diciamo, che abbiamo creato proprio per poterlo abbinare con qualche fine pasto, con dei dolci secchi, con delle cose un po' particolari, ed è una delle poche bollicine secondo me che si possono anche abbinare con qualcosa di dolce, perché chiaramente le bollicine nascono per degli abbinamenti completamente diversi. Niente, quindi grazie di nuovo, grazie per la presenza, per la partecipazione. Vi faccio l'invito già da oggi per il 13 giugno, dove faremo la consueta verticale che si tiene una volta all'anno in azienda, dove andiamo a assaggiare parecchie annate di vini vecchi, e quest'anno la faremo sul Padosè, questa tipologia che sta crescendo come consumo. Oggi, dicevamo prima, dopo anni in cui si era andati verso un'eccessiva morbidezza, una bassa acidità, bollicine, oggi da qualche anno, non oggi, si sta ritornando invece a fare bollicine con un'acidità un po' più importante, prodotti più secchi, si va, soprattutto chi ama le bollicine, si sta andando verso una tendenza diversa, che è quella comunque della bollicina come si faceva un po' di anni fa. In quest'ottica è nato anche il progetto nuovo, ma che adesso la Roberta vi racconta. Abbiamo presentato per l'aperitivo l'Extra Brut, abbiamo voluto chiamarlo Extra Blu proprio per creare anche un gioco di parole, ma per fare ricordare il mare che è nascosto nei nostri terroir, un mare che risale al periodo giurassico, queste marne, queste argille particolari, e il nostro millesimo che è in grado proprio di far rivivere questo mare antico attraverso la sapidità di questi vini e queste bollicine particolari.